Serie B KT, insieme per il campionato degli italiani. Carriera allenatore Borgoromito. Queste sono le partite che andremo a giocare in questo episodio. Classifica della competizione. Tabellone dei playoff. Semifinali. Queste sono le formazioni delle squadre che scenderanno in campo. Nihil sub sole novum, diceva un antico detto. Sotto il sole non accade nulla di nuovo. E infatti, anche oggi, sotto un bel cielo terso e questi raggi che illuminano lo stadio, si giocherà un'altra attesissima partita di pallone. Siamo certi che nemmeno stavolta ci annoieremo, anche perché, grazie al tempo, il campo è in perfette condizioni. Buon pomeriggio e benvenuti da Fabio Caressa. L'atmosfera che si respira in questo splendido stadio è semplicemente fantastica. Difesa a 4 e centrocampo altrettanto folto per provare a portare a casa il risultato. L'organizzazione difensiva è la base di partenza per esaltare al meglio le caratteristiche di squadra. È proprio quello che dovrebbero garantire i quattro là dietro, ma non solo loro. Si tratta del modulo forse più usato al giorno d'oggi. E per essere realmente efficace, tra un reparto e un altro non deve esserci troppa distanza. Eccoci, si comincia. Allarga il gioco a destra. Iniesta. Iniesta! Finalizzazione decisamente infelice. Il tiro non è stato un granché, ma ha avuto il coraggio di provarci. Iniesta. Pazzini. Bella palla, deve... Borini! Una conclusione non all'altezza del bel suggerimento ricevuto. Questo è un chiaro esempio di quanto possano essere efficaci le giocate in profondità. Peccato solo che l'esecuzione non sia stata all'altezza. Pazzini. Pazzini! Fuori di poco, sfortunati qui. La conclusione è uscita. Peccato, almeno avrebbe potuto impegnare il portiere. Iniesta. La palla viene rigiocata verso l'interno e trova il compagno. Prova la conclusione e la palla entra in rete. C'erano troppi giocatori sulla traiettoria. L'estremo difensore ha visto la palla troppo tardi, non poteva arrivarci Fabio. Lulic. Una delle due formazioni sta dominando chiaramente sia nel gioco che nel tabellino dei marcatori. Prova Ribéry.
la gioca in area, chance per tirare. Avrebbe potuto concludere meglio qui, sì, sicuramente. Ci hanno provato sul serio, portando molti uomini all'interno dell'area di rigore. Sulla fascia, è libero, si libera la grande, la toglie dalla porta. È un'altra occasione che vola via. Hanno avuto diverse occasioni da gol, ci sono andati ripetutamente vicini. Se insistono, prima o poi la rete arriva. Ed ecco che arriva il fischio che decreta la fine del primo tempo. Le squadre escono dal campo dopo i primi 45 minuti. Una sola rete messa a segno finora, ma la partita è ancora lunga. Che opinione ti sei fatto di questi primi 45 minuti? Credo che il risultato rispecchi i valori visti in campo. Meritano il vantaggio perché hanno giocato con più convinzione là davanti. Adesso non devono commettere l'errore di chiudersi in difesa. 1-0 a termine di questa prima frazione. Vedremo se ci saranno margini di recupero nella ripresa. Ribéry. Opportunità di ripartire. Nello spazio cerca l'idea. Riceve il passaggio. E passa. Può concludere. Ce l'hanno fatta! Questa adesso è una seria ipoteca sulla partita. Una conclusione assolutamente imparabile. Ha impattato il pallone alla grande ed è riuscito a metterlo dove il portiere non sarebbe mai potuto arrivare. A quanto pare ci sono dei cambi da entrambi i lati. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Da lì può segnare. Se ne va. Cerca il tiro. E hanno segnato ancora. 3 gol di vantaggio. Si spegne la luce per gli avversari. Il movimento è stato perfetto. Si è fatto trovare pronto e ha segnato. Ha eseguito un movimento da attaccante di razza, ma il passaggio non era da meno. Tutta l'azione è stata da manuale del calcio. Iniezione di energia proveniente da bordo campo, chissà quali saranno gli effetti sulla partita. Grandissimo! Ottimo intervento in tackle nonostante la situazione di difficoltà. Ha evitato un gol sicuro. Colpisce il pallone, la mette in rete. Troppo solo, cosa possiamo aggiungere? Qui vorrei sottolineare l'assist incredibile che ha ricevuto dal compagno. Ha tagliato fuori tutta la difesa e a lui non è rimasto che depositare il pallone in porta. E ha avuto subito un grande impatto sul corpo. Effettivamente ha ripagato il mister della fiducia che gli ha dato mandandolo in campo. Tutte e due le squadre hanno optato per il cambio. Recupera un pallone importante. Coda. Bettinari! Non ha sfruttato bene questa opportunità. È stato bravo a controllare la palla, ma forse ha avuto troppa fretta di tirare. Un'occasione comunque sprecata. E l'arbitro dice che può bastare. Grande prestazione della squadra ospite che è riuscita a passare e adesso avrà semplicemente da conservare questo risultato davanti ai suoi tifosi. E invece la tua analisi di questa gara qual è, Luca? Oggi hanno segnato il loro primo gol in trasferta della stagione e alla fine sono riusciti a portare a casa la vittoria su un campo per niente facile. Solo pochi secondi ancora di collegamento. Un doveroso ringraziamento a Luca Marchegiani. Sono io che ringrazio te, Fabio. Tabellone dei playoff. Queste sono le partite del turno di andata. Semifinali.
Queste sono le notizie principali che riguardano la nostra squadra. Queste sono le formazioni delle squadre che scenderanno in campo. Nihil sub sole novum, diceva un antico detto. Sotto il sole non accade nulla di nuovo. E infatti, anche oggi, sotto un bel cielo terso e questi raggi che illuminano lo stadio, si giocherà un'altra attesissima partita di pallone. Siamo certi che nemmeno stavolta ci annoieremo, anche perché, grazie al tempo, il campo è in perfette condizioni. Buon pomeriggio e benvenuti da Fabio Caressa. Questo impianto sportivo è la cornice ideale per ospitare incontri di questa importanza. Secondo le ultime indiscrezioni, l'allenatore ha scelto il 4-3-3. Il centrocampo compatto mantiene la squadra corta, ma assicura anche una certa capacità di rilanciare il gioco. I due uomini ai lati del centrocampista centrale dovranno essere bravi a inserirsi nelle sponde della punta o nello spazio creato dal taglio degli attaccanti esterni. In questo modo la difesa avversaria avrà meno punti di riferimento. Eccoci, si comincia. Henderson avanza verso la porta. Chance parata di Buffon. È stato splendido l'intervento del portiere. Ha fatto tutto alla perfezione, ma il portiere si è esibito in un intervento da manuale. È libero di creare pericolo. Iniesta! Sì, gol! Ed è il primo gol della gara. Deve tirare. È uno che non si fa mai pregare quando si tratta di tirare in porta. Primo tempo che si conclude dunque qui. Finiscono così 45 minuti di calcio. Una prima parte non certo avara di emozioni, nonostante ci sia un solo gol a referto. Le squadre stanno tirando il fiato, come giudichi il loro primo tempo? 1-0 dopo il primo tempo. Oggi autore di un assist. Tocco morbido, vede l'inserimento del compagno, ottimo intervento, ha visto il pericolo ed è riuscito ad anticipare, può concludere! Un'ottima opportunità che poteva anche portare a gol. La conclusione è uscita, peccato, almeno avrebbe potuto impegnare il portiere. Henderson, prova ad andare, occasione da rete! La mette dentro! E hanno trovato subito gol in questo avvio di ripresa. Hanno cambiato passo. Proprio nell'angolo, il portiere non poteva farci nulla. Ha impattato il pallone alla grande ed è riuscito a metterlo dove il portiere non sarebbe mai potuto arrivare. Saponara, buona occasione per Alexander Pato, grande occasione, bella parata, che grande parata, una parata eccezionale,
ha avuto un riflesso felino che in pochi si aspettavano, forse nemmeno i suoi compagni. Elegante, bella palla, ecco, splendida reazione del portiere, si esprime in un buon intervento. Il portiere ha risposto presente quando c'era bisogno di lui, intervento pregevole. Sono stati velocissimi a ripartire, un contropiede portato in maniera perfetta. Iniesta! A questo punto il gol è una vera mazzata per gli avversari. Una conclusione assolutamente imparabile. Credo che non abbia nemmeno guardato la porta. La sentiva. Ha colpito di puro istinto trovando l'angolo giusto. E con questo segna una doppietta. Davvero una grande partita. Scodella in avanti. Step può provare e trova il fondo della rete. Un gol così importante in pieno recupero. Gli hanno lasciato un sacco di spazio, errore gravissimo e infatti sono stati puniti. Qui vorrei sottolineare l'assist incredibile che ha ricevuto dal compagno. Ha tagliato fuori tutta la difesa e a lui non è rimasto che depositare il pallone in porta. Golluti, eccolo il triplice fischio, il fischio che determina la fine della gara. E hanno vinto anche la seconda partita, quella di ritorno. Il risultato complessivo ora è chiarissimo. E tu cosa ne pensi della partita, Luca? Quello che contava in una partita come questa era la vittoria. L'hanno ottenuta, complimenti a loro. La nostra telecronaca termina qui. Al commento tecnico c'era Luca Marchegiani, che ringrazio. Grazie a te, Fabio. Tabellone dei playoff. Questi sono i risultati delle partite. Finale. Queste sono le statistiche della rosa della squadra. Possiamo vedere le presenze, le reti fatte, gli assist realizzati, i cartellini ricevuti e la media voto delle partite dei giocatori. We'll be right back.